Buongiorno Ottolina e ben ritrovati. Grazie mille Alessandro Volpi per aver subito, insomma, improvvisato un'intervista su questa cosa, perché appunto ieri è successa una cosa molto importante dal punto di vista, diciamo, del tipo di discorso complessivo che con Alessandro cerchiamo di fare da un bel po' di tempo, nel senso che appunto per mesi ultimamente, appunto con il raffreddamento dell'inflazione, si è parlato sempre, no, sostanzialmente di un prossimo arrivo di una fase di tagli ai tassi di interesse delle banche centrali. E io e Alessandro ne abbiamo sempre parecchio dubitato, uno perché diciamo non ci convinceva troppo che questa inflazione fosse davvero sotto controllo, perché ci sono tante spinte inflazionistiche, che insomma tanti problemi che assolutamente non avevano niente a che fare con le politiche monetarie, e quindi le politiche monetarie restrittive non potevano aver risolto, che sono tutti i blocchi, gli imbuti delle supply chain, ma soprattutto diciamo la situazione geopolitica internazionale, la capacità di speculare, no, su tutte le insicurezze che la situazione geopolitica in generale scaturisce, e soprattutto anche sempre il fatto che appunto non esiste più una gran competizione, diciamo, in tutti i settori merceologici. C'è una capacità dei gruppi, delle aziende, insomma, di determinare i prezzi a prescindere dalle condizioni economiche, perché sono quasi tutte sostanzialmente in condizioni di oligopolio, semi-monopolio, e quindi insomma c'è una politica abbastanza diciamo coordinata dei prezzi, che trasferisce la ricchezza di nuovo dal lavoro ai profitti. E in questo caso, diciamo, non che questo avessimo previsto questo dato specifico, almeno non io, però diciamo quanto ogni dato che emerge sarebbe stato volontariamente, diciamo, utilizzato per rinviare la scadenza, diciamo, l'appuntamento con il taglio dei tassi. Questo è regolarmente arrivato. L'inflazione, diciamo, negli Stati Uniti, appunto, quella core, quindi quella depurata dai costi dell'energia e dai costi dell'alimentare, che sono quelli, diciamo, che sono più soggetti ai cicli speculativi, ma in realtà ormai qualsiasi cosa è soggetta agli cicli speculativi, quindi questa distinzione, insomma, anche scientificamente ormai regge non tantissimo. Comunque l'inflazione core è tornata, diciamo, non si è assolutamente, non è assolutamente diminuita negli Stati Uniti, ma è tornata a crescere, segnando un 3,5%, cosa che ha spinto la Fed subito in qualche modo a mettere un po' in allerta, no, più che la Fed, i mercati, a pensare che la Fed non procederà con i tagli che erano stati premessi, o che comunque, diciamo, l'agenda, la roadmap dei tagli ai tassi di interesse si allunga, se non addirittura si arresta. Ovviamente poi la BCE, che è una dépendance della Fed, come vi abbiamo provato a spiegare mille volte con Volpi, andrà semplicemente, insomma, a traino, anche perché io su questo non so se Alessandro è un po' più perentorio di me. Io sono anche un po' per non colpevolizzare troppo, nel senso che è anche costretto in qualche modo, perché in questa grande gara per attrarre i capitali, se la Fed decide di tenere i tassi alti, la BCE non è che poi abbia chissà tu che margine, insomma, per fare qualcosa di diverso. Questo non per assolverli, ma proprio per andare alla radice del problema, nel senso che la BCE è stata costruita apposta in questo modo qui, per essere una dépendance della Fed. Quindi bisognerebbe, insomma, più che criticare, magari nell'immediato, che ovviamente è sempre giusto farlo, le politiche adottate dalla BCE, bisogna criticare alla radice la struttura all'interno della quale la BCE è stata messa, che in qualche modo costringe la BCE a fare politiche che sono contro l'interesse nazionale dei paesi europei. E mi taccio e do la parola ad Alessandro. Sì, appunto, come dicevi, il dato che è emerso ieri è questo dato da cui si evince che in virtù di un'inflazione americana intorno appunto al 3,5%, la Banca Centrale, la Federal Reserve, abbia deciso di rallentare, di rimandare, rallentare di molto la sua azione di riduzione dei tassi, che sono al 5,5%, come sappiamo. Ora, questo dato in realtà è un dato molto interessante, perché non è un dato congiunturale, ma assume le caratteristiche del dato strutturale, cioè è abbastanza evidente che in questo momento i tassi alti per l'economia americana
sono tassi alti della Federal Reserve, sono molto opportuni e direi anche molto necessari, e paradossalmente si legano a un'inflazione che è altrettanto benefica per gli Stati Uniti. Quindi questo binomio tassi alti, inflazione che poi alla fine non scende più di tanto, giocano e sono coltivati, giocano a favore delle strategie americane e sono coltivati attentamente dagli Stati Uniti. Intanto perché servono i tassi alti alla Federal Reserve? Ma direi per ragioni, due ragioni evidentissime, una di natura geopolitica, perché hanno bisogno di un dollaro forte come simbolo evidente di una grande capacità di tenuta monetaria rispetto alle transazioni internazionali, e quindi eliminare in maniera sempre più perentoria le concorrenze ipotetiche o vere di altre forme di moneta che possano appunto infastidire il dollaro. Se i tassi fossero scesi, probabilmente il dollaro avrebbe perso una parte del suo valore, probabilmente questo meccanismo avrebbe ingenerato in tutte le realtà, diciamo così, che hanno tesaurizzato dollari e hanno costruito le proprie riserve in dollari, un certo malessere. Mantenere un dollaro forte vuol dire appunto avere la capacità di imporre la moneta del mondo, per usare un'espressione che sarebbe stata cara a Tony Negri. Contestualmente a questo, gli alti tassi servono, e lo accennavi anche tu, Giuliano, per attrarre capitali nel momento in cui il debito pubblico americano è un debito che sta esplodendo, sta crescendo, come più volte si è detto, 1.000 miliardi ogni 100 giorni, è la base del sostentamento dell'economia reale e produttiva americana, e quindi ha bisogno di essere finanziato. Se le due cose si legano, se il dollaro è l'unica moneta utilizzata in questo pianeta e se la produzione di debito americano si fa in dollari, che è l'unica moneta presente su questo pianeta, vuol dire che gli americani non hanno il limite del debito, che è invece il limite con cui noi ci stiamo affogando, sicuramente, come dire, mettendo nelle peggiori condizioni. L'Europa ragiona di patto di stabilità, di vincoli, il DEF, l'ultimo DEF del governo italiano non ha considerato gli eventuali 14 miliardi di correzione, ma alla fine noi siamo ancora lì, cioè siamo una realtà dove, mentre una parte del mondo ha una produzione sterminata di debito in virtù del fatto che ha una moneta che consente questa operazione, l'Europa è alle prese con invece il ripristino del patto di stabilità e quindi l'impossibilità di indebitarsi e quindi l'impossibilità di fare spesa pubblica e quindi, da un lato, l'impossibilità di essere competitivi e dall'altro la necessità di privatizzare. Quindi è abbastanza evidente che la politica dei tassi alti americana sia molto funzionale agli Stati Uniti. E lo è, appunto, come si diceva prima, per questa duplice ragione: per rendere il dollaro forte e finanziare il debito, e due aspetti che si legano, e appunto anche perché è molto probabile che la Banca Centrale Europea, di fronte a una banca centrale americana che tiene i tassi al 5,5, non abbasserà altrettanto rapidamente i tassi. Ora, tu dicevi, beh, questo in parte è comprensibile perché ovviamente con un tasso di interesse così alto negli Stati Uniti la BCE deve cercare di fare fronte a questa concorrenza in termini di possibilità di collocamento e di tenuta monetaria. Ora io su questo farei due brevissimi distinguo, perché poi non è questo il tema su cui vorrei soffermarmi. Il primo è che intanto l'Europa sostanzialmente non ha la forza. Questo ragionamento sarebbe vero se l'Europa avesse una capacità di creare in maniera massiccia debito comune. In realtà l'Europa non crea debito comune. Quindi, non creando debito comune, in realtà i rendimenti dei singoli titoli di Stato dei vari paesi prescindono per molti versi dalle dinamiche appunto del tasso praticato dalla BCE, cioè in altre parole il tasso praticato dalla BCE tende ad alzare
aumentare molto i tassi richiesti dai paesi più deboli e un po' meno quelli richiesti dai paesi più forti. Quindi, mentre nel caso degli Stati Uniti alzare i tassi vuol dire attrarre capitale a sostegno dell'economia americana e quindi dare una spinta reale, tenere alti i tassi europei alla fine, determina un meccanismo di ulteriore approfondimento delle differenze fra i singoli paesi. Aggiungerei anche proprio perché non abbiamo un debito comune, perché per fronteggiare il debito americano servirebbe un debito comune di matrice europea, allora avremmo una politica monetaria che potrebbe essere coerente con la creazione di quel debito. L'altro aspetto è che certamente la BCE dovrebbe avere molto più chiaro di quanto non abbiano gli Stati Uniti. Che di quanto dovrebbe avere molto più chiaro ciò che avviene negli Stati Uniti, che negli Stati Uniti gli alti tassi di interesse sono sostenibili, che è il secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi, cosa che non avviene in Europa. Perché sono sostenibili negli Stati Uniti? Intanto perché gli Stati Uniti hanno, e lo abbiamo detto più volte, una formidabile disponibilità di liquidità tutta quanta in dollari, che è quella che proviene dai grandi fondi, che è la disponibilità appunto dei 40-45 mila miliardi di dollari, che i fondi, i grandi fondi, a cominciare da Vanguard, BlackRock, State Street, gestiscono e che è relativamente legata al rendimento garantito dai titoli di Stato e quindi ai tassi di interesse, perché quella liquidità proviene dai risparmiatori americani, dai risparmiatori in giro per il mondo e Vanguard e BlackRock sono in grado di garantire un alto rendimento, per esempio, con i titoli azionari di cui sono proprietarie e quindi, essendo proprietarie di grandi società, riescono a garantire rendimenti significativi utilizzando la loro liquidità per comprare quei titoli, dare titoli che rendono molto e quindi il giochino funziona. In Europa non è così. In Europa, nel momento in cui si alzano i tassi, le banche chiudono i rubinetti, lucrano su il tasso di interesse alto e il sistema produttivo va a scatafascio, cioè, detta in altre parole, non c'è in Europa una liquidità sostitutiva di quella della banca centrale, o meglio, ci starà sempre più e progressivamente affermando la liquidità dei grandi fondi. È chiaro che oggi qualunque cosa venga messa in vendita, perché non è più possibile finanziare con il credito bancario o con la spesa pubblica diventata onerosa per i tassi, arrivano i fondi. Quindi, da questo punto di vista, i grandi fondi sono una garanzia di liquidità che l'Europa in questo momento ha meno e che probabilmente avrà per effetto una vera e propria colonizzazione da parte dei fondi e quindi gli alti tassi di interesse della BCE sono molto più pesanti rispetto agli alti tassi della Federal Reserve, che ripeto, sono invece assolutamente efficaci per la tenuta dell'economia americana, che in effetti tiene perché ha una spesa pubblica importante finanziata appunto a debito, ha un dollaro forte che consente di mantenere in vita quel debito e si può permettere, ripeto, anche una dose di inflazione che peraltro riduce il valore reale della massa di debito contratto e consente e anima e come si può dire, espinge i meccanismi speculativi, cioè le ondate di rialzo speculativo di cui i grandi fondi, gli operatori bancari americani, gli intermediari finanziari americani sono i grandi protagonisti. Infatti noi stiamo assistendo, e questo è quello che dicevi anche tu, a una, diciamo, inflazione che è sotto traccia, ma che tende a riemergere attraverso alcune voci importanti, il petrolio, il rame, il cacao, abbiamo visto l'oro, abbiamo visto l'argento, cioè cominciano a manifestarsi segnali importanti di un'inflazione che sta riprendendo corpo e che è un'inflazione come nel giugno del 2021 legata a grandi tendenze speculative, per cui un'inflazione di quel tipo certamente giustificherà ancora di più il mantenimento degli alti tassi e quindi questa narrazione per cui si va verso una riduzione dei tassi di interesse, eccetera, 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 è evidentemente una narrazione che non tiene conto di un cambiamento strutturale. Alti tassi e speculazione convivono e danno vita a inflazioni di tipo speculativo. A questo riguardo volevo fare una considerazione che secondo me è interessante.
e che è, diciamo così, anche qui forse meritevole di un'attenzione in prospettiva, e che è la partecipazione convinta, mi sembra, in questa fase a fenomeni di rialzo di matrice speculativa. Dei prezzi dell'energia, e penso al petrolio in primis, da parte dei paesi arabi. Ora, noi sappiamo, non la voglio banalizzare, ma insomma sappiamo che storicamente Arabia Saudita, Emirati, hanno cercato di mantenere il prezzo del petrolio quanto più possibile abbastanza basso. Perché ovviamente avendo loro costi di produzione molto bassi, è chiaro che voleva dire mettere fuori mercato come dire, i concorrenti che avevano costi di produzione più alti, quindi storicamente tendevano a non partecipare alle grandi fiammate inflazionistiche, perché erano rimasti molto scottati dal 73 al 79, quando quelle fiammate avevano indotto nel mondo a discutere di nucleare, di alternativa al petrolio e via dicendo. Quindi sono stati sostanzialmente degli elementi calmieranti o almeno contenenti dell'andamento dei prezzi. Ecco, in questa fase si ha la sensazione chiara invece che anche queste realtà, con i loro fondi sovrani, vogliano partecipare al grande gioco della speculazione finanziaria, della scommessa al rialzo, perché hanno capito che probabilmente il margine di profitto che viene maturato dalla speculazione finanziaria in chiave inflazionistica è decisamente più alto di quello che deriva dal contenimento dei costi produttivi. Ora, se questo tipo di fenomeno che sta dando dei segnali fosse confermato, beh, qui la tendenza strutturale dell'inflazione sarebbe ancora maggiormente accentuata, perché i fondi sovrani alla fine di quei paesi, che sono fondi, ricordiamo, pubblici, opererebbero poi alla fine come fondi come Vanguard e BlackRock. E in questo gioco il processo di monopolizzazione nella determinazione dei prezzi sarebbe ancora più marcato, e le condizioni dell'economia reale, a cominciare dall'economia reale europea, che ha una banca che continua a ragionare su dati che sono dati, come abbiamo visto, assolutamente infondati e irreali, sarebbe una condizione molto, molto complicata. Quindi la stagione dei tassi alti è tutt'altro che terminata. La stagione dei tassi alti ha come obiettivo, nel caso degli Stati Uniti, la centralità assoluta del sistema finanziario americano. Dollaro e debito, in primis ha un sostegno decisivo nella liquidità dei grandi fondi che regolarmente e rigorosamente usano il dollaro e svincolano le dinamiche dell'economia produttiva dai tassi, che è un dato fondamentale. E mettono in difficoltà il resto, diciamo una buona parte del resto del mondo, attraendo dentro la propria spirale inflazionistica, dentro questo gioco, che sembra veramente un gioco che poi è facilmente manipolabile da un monopolio, anche i cosiddetti petrodollari, in questo caso i derivati finanziari creati sui petrodollari da parte di almeno una parte dei paesi appunto del Golfo Persico, peraltro in condizioni, come sappiamo, ma qui non voglio entrare in merito, geopolitiche che sono decisamente, decisamente molto particolari. Quindi questa narrazione che spesso ci sentiamo fare anche nell'ultimo DEF, se sarà non perché ridurre il mondo all'Italia o al documento di programmazione, che peraltro è molto vuoto, però questa narrazione ci sentiamo fare, sì, però poi alla fine ci sarà un contenimento dell'inflazione, ci sarà un ribasso dei tassi, una parziale ripresa. Ecco, probabilmente questo segnale che ha voluto dare Jerome Powell, che sarà ribadito, per cui si dice già, si fa slittare l'ipotesi di una riduzione all'estate, e poi vedremo, perché poi nel frattempo magari parte, come sembra, ormai una fiammata di alcune tipologie di prezzo. Beh, probabilmente staremo ancora a lungo dentro un'economia con i tassi alti e con un'economia tendenzialmente inflazionistica, che vuol dire, non dimentichiamoci, moltiplicazione delle disuguaglianze, vuol dire certamente accentuazione dei fenomeni di crisi sociale.
Senti, due cose rapidamente, no? Volevo capire un poco come le interpretavi te. La settimana scorsa ci siamo occupati un pochino di lusso, no? Perché negli ultimi tempi c'era stato un pochino di battaglia dentro al lusso. Ricordiamo che il mondo del lusso, diciamo, è un settore che ha delle prospettive ottime proprio in vista no? della polarizzazione, diciamo, della ricchezza, della continua polarizzazione della ricchezza, e è, diciamo, uno dei settori che in qualche modo si è tenuto un po' fuori i monopoli finanziari statunitensi, no? Ricordiamo di gran lunga il primo gruppo del lusso è LVMH di Arnault, che per grandissima parte, diciamo, la proprietà è detenuta dalla famiglia Arnault stessa, quindi non da un fondo, diciamo. Ma in generale anche il settore, anche per tutto il gruppo di Pinot vale la stessa cosa, e poi ci sono ancora grandi gruppi come noi, appunto, ne abbiamo parlato in occasione della nuova della dichiarazione dell'amministrazione giudiziaria per il gruppo di Giorgio Armani, che non è nemmeno quotato, ha resistito in qualche modo, diciamo, allo shopping francese, e non è nemmeno quotato in borsa. Quindi, diciamo, un mercato prospero che in qualche modo si sta monopolizzando, quindi, diciamo, sarebbe perfetto, no, per l'ingresso dei fondi, però appunto ancora ad oggi ha resistito ai fondi. E in questo mondo si è, diciamo, riscontrato, diciamo, un certo come fermento dal punto di vista dell'andamento dei prezzi, soprattutto, diciamo, con la pubblicazione dei dati del principale gruppo di Pinot, che è Gucci, che ha avuto pessimi risultati economici, e a differenza, diciamo, dei titoli che sono completamente, tra virgolette, finanziarizzati tramite l'ingresso dei fondi, diciamo, sono ancora settori dove l'andamento economico ha subito una ripercussione abbastanza forte dal punto di vista, no, della determinazione del prezzo delle azioni. Quindi quelle azioni lì hanno avuto una grossa botta. Quindi volevo capire un attimo come vedevi, se vedevi appunto questa cosa qua, dal punto di vista della guerra dei fondi, in particolare appunto i grandi monopoli finanziari statunitensi, per accaparrarsi anche un settore dal quale fino ad oggi in qualche modo erano stati tenuti un po' alla larga. Ma lo sai cosa penso in questo? Sono monotono e tra l'altro l'ho anche scritto. Io penso che il segnale dato dopo la pubblicazione dei dati di Gucci sia una sorta di chiara indicazione che i fondi sono intenzionati a entrare in questo settore. Cioè è abbastanza evidente che è un settore che è molto appetibile, che è un settore che ha ancora una struttura di capitalismo familiare ottocentesca per certi versi in alcuni dei suoi gruppi. Nel momento in cui accusa qualche difficoltà, peraltro facendo anche, secondo me, qualche errore di comunicazione, perché annunciare con così largo anticipo una perdita è un esporsi a un rischio. Io infatti veramente non ho capito bene la dinamica di quelle dichiarazioni, però è abbastanza chiaro che questo tipo di fibrillazioni che hanno riguardato anche Kering è il tentativo da parte dei fondi, che d'altra parte sono gli unici soggetti realmente liquidi fino in fondo e che si possono permettere di sostenere anche l'esaurimento del quantitative easing, il venir meno di una liquidità di lunga durata per utilizzare la loro liquidità. Secondo me, anche quel settore sarà oggetto di un tentativo di ingresso, prima magari sotto forma di ingresso parziale, come spesso accade, e poi progressivamente di allargamento, perché come tu giustamente dicevi, è veramente uno dei pochi settori del mondo capitalistico occidentale, usiamo questo termine, che non ha una reale presenza di fondi finanziari. Io sono convinto che quello sarà un terreno di scontro. Pinot e Arnault avranno la necessità di fare i conti con i grandi fondi, perché poi sappiamo che anche il credito bancario è molto complicato per queste società europee, e quindi a maggior ragione gli alti tassi di cui si parlava prima favoriranno un meccanismo di aggressione, di tentativo di acquisizione di parti significative di quel sistema, e i segnali sono stati quelli delle scorse settimane. Il crollo dei titoli a fronte di previsioni di fatturato e di utili contenuti
sono un segnale che non è soltanto quello dei, diciamo, degli operatori, dei piccoli operatori, ma è un'operazione che si è mossa sotto traccia per indebolire la tenuta di questo tipo di azioni, far capire, a questo presunto mercato che se non ci sono i fondi non c'è certezza di tenuta. Senti, un'ultima cosa, sempre da questo punto di vista qua, c'è stato un altro aspetto molto interessante, che appunto c'è stato uno studio Goldman Sachs che ridimensionava un po' le prospettive dell'industria bellica europea, che è conseguito, diciamo, un crollo consistente di Leonardo. Abbiamo parlato negli ultimi mesi sempre, non di quanto appunto invece proprio sui mercati azionari, insomma, se fossero diventati un po' il cavallo di battaglia, diciamo, del mercato azionario, che sappiamo essere abbastanza asfittico, no? Italiano, ma in generale europeo. Volevo capire se anche questa è un po' una partita che ha a che vedere proprio con questa prova di forza tra i fondi che hanno la liquidità, che di sostenere anche mercati che magari non sono così prosperi e hanno queste chissà che prospettive davanti, rispetto a mercati che magari hanno ottime prospettive di crescita, di guadagno, di realizzazione di profitti, che però non hanno quella macchina di liquidità dietro. Come ad esempio sarebbe anche Leonardo. È così, cioè voglio dire, noi è un po' il tema dal quale siamo partiti e di cui io sono molto convinto, cioè in condizioni di alti tassi di interesse il sistema bancario europeo tende a ragionare per se stesso, cioè in questo momento la BCE è la banca delle banche, ma nel vero senso della parola, cioè fa gli interessi delle banche. Quindi le banche che si sono lamentate a lungo nei confronti della BCE in passato, quando i tassi erano molto bassi e quindi non avevano margini e subivano già allora la concorrenza dei grandi fondi in termini di rastrellamento di risorse dai fondi pensionistici, hanno convinto, hanno spinto perché la BCE alzasse i tassi sono alti e le banche si gestiscono quei tassi e infatti in termini finanziari vanno benissimo e hanno quotazioni formidabili, i listini gonfiano, sono gonfiati da questa cosa. È evidente che sono in queste condizioni, però molto molto caute nel concedere prestiti e quindi nel fare attività normale di credito, e questo vale anche in un'attività di credito nei confronti di grandi gruppi come lo stesso gruppo Leonardo, che alla fine deve fare i conti col sistema bancario europeo, col sistema bancario italiano, che certamente non ha la liquidità di cui dispongono JP Morgan o i grandi fondi degli Stati Uniti. Quindi è evidente che in condizioni di tassi alti, realtà come le realtà europee che hanno che vorrebbero fare opera di investimento produttivo, si trovino in difficoltà, e quindi il sentiment, si direbbe, insomma, l'opinione sui loro titoli è un'opinione che tende progressivamente a sgonfiarsi, perché poi abbiamo visto nelle settimane scorse come i titoli crescevano talmente tanto, non perché i fatturati o le commesse fossero esplosi, ma in previsione di. Ora, nel momento in cui la tendenza magari che il mercato fa emergere per volontà dei fondi, quindi non il mercato, ma i gestori del mercato fanno emergere, è quello di un possibile rallentamento della capacità produttiva di queste realtà, perché viene meno la possibilità di avere finanziamenti a tassi che siano convenienti o sostenibili, beh, a quel punto il valore delle azioni tende altrettanto rapidamente a spengersi. A prezzi più bassi magari arrivano i fondi che si comprano partite di quelle azioni e entrano anche dentro Leonardo, peraltro ci sono già, e aumentano e amplificano il loro peso, e a quel punto danno delle garanzie che consentono ancora una volta all'opinione pubblica finanziaria di aumentare il valore azionario il valore azionario di Leonardo. Cioè è abbastanza evidente quello che si diceva in origine, cioè che il dominio dei fondi è straordinariamente forte, ma gli alti tassi di interesse sono un meccanismo di selezione a loro vantaggio che è straordinaria. Cioè in un regime di liquidità molto più diffusa, beh, c'è la liquidità dei fondi, ma c'è anche la liquidità del quantitative easing, del whatever it takes, di tutto quanto. Se viene meno quel flusso di liquidità, la Fed chiude una parte dei rubinetti,
E alla fine l'economia funziona così: i soldi vanno dove vengono più remunerati e quindi tutti comprano i titoli americani e all'interno del sistema americano, che è il più finanziarizzato, il più privatizzato e nelle parti del mondo dove già questi fondi gestiscono la finanza complementare, eccetera, eccetera, ci sono le risorse per andare avanti e fare le operazioni che il resto del mondo non è in grado di fare, il resto del mondo capitalistico, perché stiamo parlando di questa sfera del pianeta, non è in grado di fare perché il finanziamento bancario, che è ancora largamente determinante, perché poi sappiamo che la raccolta di risorse attraverso le borse è ancora sostanzialmente contenuta, il finanziamento bancario non c'è, e quindi l'arretramento produttivo, l'arretramento economico è marcatissimo. Vedi il caso della Germania. Cioè, questo secondo me è un dato su cui. Per questo la centralità e l'importanza di una politica dei tassi di interesse. Sembra, si diceva in apertura, facendo una battuta, di essere tornati ai tempi di Reagan, con la differenza che sembra che questa volta, a differenza delle difficoltà che poi Reagan inevitabilmente incontrò con quella politica, con la Volcker Rule, stia riproponendosi, ma con una forza che è quella dei grandi fondi, che allora non era altrettanto marcata. Si sono attrezzati, diciamo, hanno preso le contromisure per i contraccolpi di questo tipo di strategia. Dall'altra parte, come dicevamo anche all'inizio, allora avevano di fronte l'Unione Sovietica, a questo giro hanno di fronte la Cina, quindi diciamo la partita è più complicata. Hanno più strumenti, ma la partita è più complicata. Grazie mille Alessandro, e ci rivediamo presto. Veramente la capacità di Alessandro di riassumere questi temi complicatissimi appena succedono è veramente uno dei regali più grandi che Ottolina TV ha avuto dal destino, quindi ringraziamo sempre Alessandro e salutiamo tutti i nostri ascoltatori e telespettatori e alla prossima. Baci a tutti, grazie, ciao ciao ciao. Ciao.